Ciao a tutti, oggi dobbiamo seminare gli spinaci per la seconda volta perché la settimana scorsa ne ho seminati, poi è venuto giù l'acquazzone, non credo che abbiano attecchito molto, hanno preso troppa acqua. Quindi qui abbiamo i borlotti che non producono più e adesso passiamo un colpo di motocoltivatore, pieniamo la terra, facciamo i solchi, facciamo due file di spinaci, vediamo cosa succede. La terra è un po' bagnata, non è il massimo, però oggi è una bella giornata, dovremmo riuscire a portare a termine il lavoro. Qualche breve cenno sullo spinacio. Lo spinacio si può seminare in primavera o a settembre-ottobre. È una pianta che resiste bene, ha bisogno di pochissima cura e si può preparare poi in molteplici pietanze. Come vedete è semplicissima da seminare e la si può utilizzare anche dopo che si sono tolte le colture estive, quindi per tenere sempre occupato l'orto. Richiede pochissime sostanze organiche, io infatti non metto nulla di concime, anche perché non andrebbe bene, e visto che la terra è bagnata non devo neanche innaffiare. Ok, ho finito di fresare, adesso col rastrello livelliamo il terreno, dopo facciamo dei solchi distanziati in modo tale che ci possa passare col motocoltivatore poi per pulire le erbacce, e dopo passiamo alla semina. Allora, ricapitolo, ho fresato il terreno e ho tolto i fagioli borlotti. Ho passato un colpo di rastrello per livellarlo e per togliere sassi e quant'altro. Ho fatto i solchi dritti come posso farli io e adesso cominciamo con spinacio Matador e il ginate d'inverno. Sono aperti perché, come vi dicevo, l'avevo già provato a seminarli la settimana scorsa, magari prendono, però nel dubbio li risemino di nuovo. Ora ci avviciniamo e vi faccio vedere la semina da vicino. Allora siamo pronti, gli spinaci avrebbero bisogno di una distanza tra le file di 40 cm. Io mi sono tenuto un po' più largo perché, come vi dicevo, dovrò passare poi col motocoltivatore per pulire dalle erbacce. È importante tenerle pulite, soprattutto nella prima fase di germinazione, perché non devono essere sovrastate dalle erbacce, sennò non vengono su bene. Gli spinaci andrebbero seminati a una distanza di 15-20 cm l'uno dall'altro. Si possono seminare a spaglio e poi diradare, oppure si possono provare proprio a mettere i semini a questa distanza, ed è quello che farò questa mattina. La fase di ricopertura si può fare con rastrello oppure semplicemente con le mani. Lo farò con rastrello, la terra è ancora umida. Facendo attenzione appunto di mettere soltanto un velo di terra sopra i semi, altrimenti non vengono su. Quindi per gli spinaci è tutto, vi ringrazio, al prossimo video. Quindi qui abbiamo i borlotti, che ormai non producono più. Fermo, Lucy.